Allora, andiamo avanti con la... Mamma, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ma che fai? O vizio lo vai bere? Che fai? Non sai mai bere quando ti tieni i capelli sapore? Ho capito. Ma sposto, ma chi... Sono parru, sono chiere, sono parrucchiere. E sono qui per rifarti il... Look. Ma che hai? Appena vedo femmine macchiano un gemolezzo. Stai calmo, stai calmo, stai calmo. Comunque sono Christoph, una parrucchiere a meglio un palermo. Certo. Pensa che venne una poiconaccia industriale e l'ho aiutata a risolvere il problema dei capelli oliosi. E come ha fatto? Ha suppo poco pane. Ma chi mi vengono certe bruschette? Ma che schifo! Ma ecco. Ma che cosa è? Ti faccio i capelli. Vai, fammi i capelli, oh. Aspetta, te metto la cosa petonata. Ah, bello, petonata, bello. Ok. Aspetta, fammi mettere. Ecco, aspetta, premo guaipo. E niente, compare. Allora tu mi stai... Oh! Oh, pezzo lo vai bene. Comunque non ti preoccupare. Fammi... Mettete la testa. Ma che stai facendo? Maria Sette Venture, Venture capisce, guardate, ma ah! Che? Ma da mattina mi ricordo di Jessica. Jessica? Nell'intimità chiamarsi scepedonale. E per chi? Mi chiamo un dente sì, un dente no. Pensa mischina che quando arrivi la gente ci passa di sopra. Ma che coma, smetti, dai. Comunque, dai. Compare, guarda qua, ti metto questo produttino. Oh. Questo è un gel. Gel? Grazie. Sai, questo è naturale. Sì? Senza acide. Sì. Senza additivi chimiche. Vabbè, però. Senza tappo di tipo tombo squat. Ma che cosa è? Pensa che per farlo sono salito sopra una montagna. E l'hai preso un fiore. No, pigliava la pneumonia, mi sta succedendo un naso. Che schifo! Una restante chiavi basette. Ma che basette? Mi interessa! Fammi i capelli, basta. Siamo quasi finiti. Ora è il momento del look, signori, sì. Quindi siete pronti, DJ? Questo look l'ho chiamato la mia ex. Ma queste sono orecchie da pipistrello! E picchi chi tomo su cosango! Mamma c'è che bare, baby, tu del conga, no, you can control yourself. Immediatamente, ma come faccio? Ok, siamo al termine della puntata, sono entrati tanti attori, ma quello che ci tengo a dire è che siamo sempre in fase di... Casugno! Cosa applaudite? Vi ho portato il più grande attore di tutti, signore e signori, ecco a voi Piero Denze! Che va da un tasto ottave! Ancora! Come si è vestito? Scooby-Doo papà, te la pongo qua. Scooby-Doo papà, te la pongo qua. Poesia. Ha cambiato look. Ondulatorio, sussultorio. E da quest'anno, rotatorio. Bravo Piero Denze! Che artista completo, signor! Ma l'ha visto il nuovo abito! Che cosa c'è? Cioè, questo è lui. Questo pantalone. Questi pantaloni sono D.A.G. Cioè, di Dolce Gabbana? No, di argento. Non si vede. Ma raga, voi non dovete ridere, perché lui si convince di essere... Cosa si convince? Ormai è anche professore. Lui professore di non lo so, lei è professore di ignoranza. Lei deve lasciare perdere. Lei, guardi, che si tagli i capelli, si tolga questa camicia. Dillo. Zitto, della sogno professore, anzi mi devi chiamare professore. Perché io mi sono laureato in un'università importante. Cioè? A Muccone. Che? Che succede? Perché lì? L'università si trova a Milano e si chiama Bocconi. Bocconi a Milano, Muccone, Balena. Ma lei è... No, non applaudite, non ragazzi. Non sono giustificazioni, sono signor Matranga. Signor Matranga. Io un number one senza chiacchiera, un number one. Senza chiacchiera. Va a me. Ricci, lo voce. Hanno fatto il carcere insieme. Oh, Madonna, ma io veramente non... Si figuri che gli hanno dato anche la cattedra, ma lui non l'ha voluta. Come mai? Cibo con motore, come me l'aveva appoggiato. Ma cazzo capisco. Ora capisco perché c'è la scritta non adatto a un pubblico sensibile. Cioè, veramente... Cioè, perché? Che cosa vorrebbe dire? Che non parla l'italiano? No, allora, attenzione. Lei non è che non parla l'italiano, perché c'è un sacco di gente che non parla l'italiano. Cioè, in un posto dove... lei è così parla. Il suo appunto negativo non mi riguarda affatto. In qualità di artista competente ignorerò il suo affronto e continuerò il mio cammino verso l'ascesa.
Che artista! Ma quale artista? Ma non dico questa è... Toccoteon, c'è che non c'è più a Sacaton! Non c'è più a Sacaton! Ma io invece vi vedo in faccia, mi fa veramente... Ridete così, ma non ho paura, questa non è... Lui non ha idea di quello che ha detto, non sa neanche cosa significa affronto. Affronto è praticamente quando tu esci con un tuo amico e ci dice c'è una ragazza che ti sta guardando a bordo. No, io mi affronto. Che è un'altra volta aspettare. Ascesa? Ascesa è per esempio quando tuo padre ti chiama e ti dice giovanotto, ogni volta esci e lasci la luce accesa. Vedi che va a bollettare così. Bravo Piero Denze! Mandate i bambini a letto per questo motivo, non per le parolacce. La novità di quest'anno, danza filosofica aggraziata, a gesti. Lui danza spiega danza filosofica? Certo, io insegno la vita grazie a dei gesti, al movimento del corpo. Quindi gestualità. Gestualità del corpo, esatto. Gestualità del questa corpo. È una cosa carina, vediamo. Ora darò una dimostrazione della mia arte. Mettete agnone e continuo a fare l'ignavo. Giusto. Ignavo che significa? Individuo privo di virtù e di forza morale. Un longammatola. Amone, mettete agnone. Longammatola. Scaropane. Arrassati. Stacchetto di Piero Denze. Bravo Piero Denze. Chapeau. E questo diciamo, questa danza è dedicata a un uomo che ha fatto brutta figura con la moglie. Fa esattamente così. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. E che significa nei gesti? Mira figura i mieda. Funzionava se non dicevi brutta figura. Artista completo, signor Matranga, e ormai c'è anche il tour. C'è il tour, c'è... Fa anche il tour. Un tour con questa cosa New qua. York, Los Angeles, e non dimenticate una cosa importantissima, l'appuntamento di Chicago. Cioè? Italia la catenella, se non sono morto l'ufetto. Ti salutavo, Matranga! Ciao, Matranga! Il pubblico acclamava questo schifo. Va bene, va bene. E adesso ci trasferiamo in un ospedale siciliano dove ne succedono di tutti i colori. Medici in prima linea. Ma l'hai capito? Si è mangiato due scatole di piatto. E le cose sono tue. Gli passa l'effetto, lo siamo come attacca pane. Figliolo! Me li gioca 20 euro sul 54. A me invece 10 euro sul 42. Ragazzi, ma questo non è un centro scommesse. E poi su cosa dovete scommettere? A chi volete prima? Secondo me è 42. Ah, ma quando mai? Ah, vabbè, io me li gioco. Dottore, non sono qui per me, ma per mio figlio. Ha sempre mal di testa. Gli mancano 8 gradi e 8 gradi. Ha spesso l'otite, deve mettere l'apparecchio, ha le gambe viola e ha i piedi storti. Cosa devo fare? Si spogli completamente nuda e si metta sul lettino. Ma guardi che sta male mio figlio, non io. Ma ne dobbiamo fare un altro, questo è completamente da buttare. Perché amare il dialetto siciliano? Semplice, perché è vario. Le stesse parole, dette in due città diverse, significano cose opposte. Provate a dire a Catania per strada una ragazza pacchiona e vi ringrazierà. Fatelo un Palermo e varreva una tempolata a Manochena. Perché amare il nostro dialetto, ma volete mettere un proverbio detto in italiano con uno detto in siciliano? In ginocchio, raccogliendo cotone con te, essendo con te il cotone raccoglievo. A ginocchione cogliendo cottone, essendo cottia, cottone cogghia. Provate voi a non dire cuglione.
Perché amare il dialetto siciliano? Perché nella nostra lingua, dopo un fallimento, non esistono espressioni esortative tipo riprovaci, non mollare, impegnati di più, ma solo espressioni che esortano il disfattismo. Levacce mano, o ne è cosa tua, oh, bae a cate! Perché amare il nostro dialetto? Perché molte parole tradotte dall'italiano significano cose completamente diverse. E se non ci credete, fatelo voi, senza dirlo. Traducete in italiano: il cameriere neanche lava sotto la scala. Poesia. Perché amare il nostro dialetto? Perché tutte le dominazioni hanno lasciato qualche parola e tutti la rivendicano. Per fare qualche esempio, i greci ci hanno lasciato pistio, pistiare, mangiare voracemente. I francesi la bouille, avuglia. Trabaco, dallo spagnolo. Dall'arabo meskin, mischino e molte altre. Ma ce n'è una che conoscono in tutte le lingue e che tutti vorrebbero, ma per fortuna è nostra, di origine latina. Ed è, ascoltate bene, la mencla. Amico. Allora! Oh, e quindi è nostra e nessuno può rivendicarla. E non ci rompete la mencla. Ok. Grazie! Fine della terza puntata! Ci vediamo giovedì prossimo con la quarta di un'edizione che farà minimo 12 puntate. Sì. E salutiamo tutti i tecnici e tutti coloro che sono stati qua, tutti i comici di Sicilia Cabaret. Io ringrazio anche la squadra di basket di Sicilia Cabaret che è venuta a trovarci, Sicilia, che è prima in classifica. Ancora? Ok. In classifica, vai! Ci vediamo alla prossima, grazie! Ciao a tutti! Questa è l'isola dell'emozione. Qui c'è energia che farla senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io piglio un giuretto, metto una mano. Forza, vedi!